Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati a casa di Mari. Ma quanto vi piacciono i video spesa, ragazzi? Io non lo so. So che mi scrivete anche in privato: Mari, ma che fine hanno fatto i tuoi video della spesa? Ma perché non li fai? E ragazzi, i miei video spesa sono in effetti il mio fiore all'occhiello. Amati e odiati, perché non odiati, sicuramente non odiati, perché mi passo anche io un bel po' di tempo a farli piacevolmente, però mi piace anche condividere tanto altro e quindi è da un po' di tempo che non ne facevo. Oggi facciamo un video spesa Eurospin, ma nel frattempo vi racconto anche tante cose, perché in questa spesa ho preso poche cose, però ho tante cose da dirvi. E se non ne approfitto dei video spesa dove voi guardate in tantissimi questo canale, io veramente non so come dirvi determinate cose. Allora, intanto inizio facendovi vedere quello che ho comprato. Questi sono i tovaglioli che ci piacciono di più perché sono compatti e ce ne sono tantissimi, e questi sono 450 tovaglioli. Oggi, fra l'altro, un attimino che devo andare a cercare anche lo scontrino, fra l'altro c'erano tante offerte, ho comprato queste poche cose, le ho comprate con le offerte e sono contenta di averle trovate, perché dovevo proprio prendere queste cose che erano necessarie. Dove sei, scontrino? Scontrino, dove sei? Non c'è lo scontrino. Aspetta, che come al solito io lo scontrino me lo metto sicuramente in tasca e vado a prenderlo e torno. Eccomi qua ragazzi, scontrino alla mano. Alzi la mano chi ha le tasche piene di scontrini. Io sono una disordinata cronica per quanto riguarda le tasche e le borse. Adesso farò anche un What's in my bag prossimamente, perché ho comprato una borsa bellissima, quindi vi aspetto. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella così non ve lo perdete. E quindi ragazzi, ce la devo in tasca. Allora, 1,59 € per questi bellissimi e meravigliosi tovaglioli di carta. Stiamo parlando dei tovaglioli di carta, ne vogliamo parlare, ma c'è un'altra cosa bellissima della quale voglio parlarvi. Hai cagato? Scusatemi, non è una brutta parola, ma per chi ha visto LOL su Amazon Prime sa di che cosa sto parlando. Se non conoscete questo programma, che è un programma di 6 puntate diretto da Mara Maionchi e da Fedez, dove ci sono tantissimi comici, 10 comici, e la sfida è quella che non devono ridere. Immaginatevi voi 10 comici che non devono ridere. È stato veramente incredibile. Uno dei meme che sono usciti fuori, che è uscito fuori da questo programma, è proprio questo, quello di Pintus, che dopo una scenetta ha esordito così, imitando il buon Cannavacciuolo. Comunque, questa bellissima carta igienica, che dovete sapere che è la mia preferita, costa 1,89 €, tra tanti 100% cellulosa, 4 rotoli di carta igienica per 2 veli e non so quanta lunghezza e quanta morbidezza in questa carta igienica, e stiamo sempre parlando di carta o di tovaglioli o di carta igienica, ci siamo, comunque sapete, tutti quanti la usiamo. Quindi insomma, perché nascondercelo? Poi andiamo avanti, va? Patatine, queste qua sono quelle da 1 chilo, 1,09 €. Io le faccio nella friggitrice d'aria, come sapete, e vengono perfette, vengono come se voi le faceste nel fornetto ventilato, ecco, quindi senza ulteriore olio. Queste sono già preoliate, quindi non c'è bisogno di mettere ancora olio su olio. Questi qua, ragazzi, mi dovete perdonare, perché lo capisco benissimo che non c'è proprio tanta carne in questi hamburger, che mi sono costati 2,99 € ed erano in offerta. Ce ne sono 10? No, sì, ce ne sono 10. 10 hamburger surgelati. Io questi li faccio direttamente in padella. Si mettono già da congelati, senza aggiungere olio, senza aggiungere niente, e per i bambini anche una merenda dell'ultimo momento o un panino così al volo. Per i bambini sono veloci da preparare, si fanno in 8 minuti. In questi panini non c'è tanta carne perché c'è anche molta verdura insieme, quindi è un impasto di carne e verdura, per questo costa così poco.
andiamo avanti alle ultime due cose, vi faccio vedere. Ho preso il pomodoro Piccadilly che era in offerta a 99 centesimi e voi dovete sapere che io da quando ho scoperto una ricetta di Cooker Girl su Instagram, a proposito seguitemi anche su Instagram come A Casa di Mari Official, io mi faccio la pasta, gli spaghetti ai tre pomodori che è una cosa spettacolare. Dovete semplicemente mettere dei pomodori tagliati a pezzettini in padella, li fate scaldare un pochettino e li schiacciate, poi aggiungete un po' di polpa di pomodoro e un po' di passata di concentrato di pomodoro, mescolate, fate cuocere a basso a fuoco lento con un po' di sale, un po' di zucchero se volete, ma a volte non serve, dipende dalla salsa che utilizzate e dai pomodori se sono dolci. E ragazzi, viene una pasta spettacolare. Da quando io ho scoperto la pasta e tre pomodori, questa è la mia nuova passione. Poi se ci mettete anche qualche foglia di basilico, ah, un piacere. Termino facendovi vedere una cosa che pensavo di avere a casa l'altro giorno. Ho fatto la pasta con i roccoli arrivinati, ma non ce li avevo e non li ho potuti usare. I pinoli, questi pinoli mi sono costati. Dove siete pinoli? 6 euro. Sì, 6,99 euro. Mi stavo ammazzando. 6,99 euro. 6,99 euro. I pinoli. 100 grammi di pinoli, 6,99 euro. Secondo me hanno sbagliato, devo andare a controllare. Non è possibile, 7 euro di pinoli, 100 grammi. Può darsi perché costano tanto i pinoli. Mio marito mi ammazza. Ho comprato 7 euro di pinoli. Guai a lui se gli dà un pinolo al criceto. Ragazzi, perché abbiamo il cricetino che fra l'altro sta anche male. Aveva una bolla così che poi non è scoppiata, non lo so, non c'è più, ma sta benissimo adesso, da che stava per morire, che adesso è risuscitata. E ogni tanto gli diamo i pinoli. Ma 7 euro di pinoli, signori, non si può, non può essere. Allora, ragazzi, ho terminato con la spesa. Quindi, per tutti gli affezionati e per tutte le persone che mi vogliono bene, restate qua perché ho delle informazioni da darvi, delle cose da raccontarvi che sono successe questa settimana. Per chi non mi vuole bene, chiudete questo canale, chiudete questo video e vi ho voluto bene lo stesso. Ci rivediamo ai prossimi video spesa, perché ormai lo so che non mancate mai. Per chi mi vuole bene invece dovete sapere che vi devo raccontare questa novità. La settimana scorsa sono stata intervistata in una radio catanese famosa, si chiama Radio Fantastica, ma non mi hanno fatto un'intervista di quelle che ti dicono noi facciamo questa intervista con te, così come con tanti YouTuber o con tanti Instagrammer o con tanta gente che crea cose meravigliose e ti mandiamo l'intervista a mezzanotte, però se tu vuoi che noi te la pubblichiamo oppure vuoi una copia ci devi dare 100 euro. No, questa è una radio seria e si chiama Radio Fantastica. Vi lascio qua sotto tutte le informazioni, nel box informazioni io vi lascio il link di questa bellissima intervista che Antonella Insabella, che è una delle più brave speaker catanesi radiofoniche, che io adoro veramente, la seguo da tantissimi anni, e ho avuto l'onore, il piacere veramente immenso di essere intervistata da lei e di raccontare la mia vita da YouTuber e la mia vita dentro questo canale, cosa faccio, che cosa propongo. È un nuovo argomento che mi sta tantissimo a cuore, che sto studiando in quest'ultimo periodo, che voglio condividere con voi in questi giorni, nei prossimi video. L'home therapy. Che cos'è l'home therapy? È il modo di curare se stessi prendendosi cura della propria casa, perché io sostengo da sempre, e se mi seguite su Instagram l'ho proprio scritto, ce l'ho scritto da tanto tempo, io ritengo che la casa è il nostro mondo, è lo specchio del nostro mondo interiore, e quindi prendendoci cura della nostra casa, cercando il bello e cercando di prenderci cura della nostra casa, di riflesso ci prendiamo cura anche di noi stessi. Ho constatato, ho notato delle dinamiche che avvenivano in me stessa e ve ne ho parlato tantissime volte, come quella di sistemare casa quando avevo dei momenti down, dei momenti di malumore. E ho capito che questa era un po' una cura e quindi ho cercato di
di mettere più attenzione a queste dinamiche e di utilizzare la cura della casa o l'home decor o il bello in tutto quello che io mi vedo attorno come una sorta di terapia per il mio mondo interiore. Vi devo dire che sto facendo veramente tante ricerche e mi piacerebbe veramente parlarne con voi, quindi nei prossimi video saprete più nello specifico di cosa si tratta e vi darò tantissimi consigli. Anche e soprattutto, non anche, ma soprattutto mettendo in prima linea la mia esperienza personale. Quindi spero di farvi cosa gradita e spero di poter essere d'aiuto a tutti voi o a chi ne ha bisogno. Anche perché, ragazzi, diciamocela tutta, in quest'ultimo periodo, in cui siamo stati tanto a casa e siamo stati poco fuori, l'unica cosa che potevamo fare di veramente utile per noi stessi era proprio quella di guardarci dentro, visto che fuori non potevamo stare. Quindi credo veramente che sia importante questo passaggio dell'importanza della casa e del nostro mondo interiore, anche perché una volta che curiamo bene il nostro mondo interiore, siamo poi pronti ad uscire fuori quando finalmente tutto sarà finito, perché arriverà il momento in cui tutti potremmo godere della nostra libertà fuori ed io non vedo l'ora veramente, ragazzi, di uscire e di poter finalmente viaggiare. Ditemi chi di voi non vuole viaggiare quando finisce tutto questo periodo, ovviamente nei limiti economici possibili di ognuno di noi. Quindi, ragazzi, vi aspetto nella mia email, scrivetemi giù nei commenti, lasciatemi i like che sono importantissimi per la crescita di questo canale. Ringrazio tutte le nuove persone che sono arrivate. Ringrazio tutte le nuove persone che si sono iscritte grazie all'intervista radiofonica. Ringrazio veramente tutti, siete tutti nel mio cuore, anche se la maggior parte siete sempre sotto i video spesa. Venitemi a cercare anche di là, perché negli altri video ci sono tante, tante informazioni, tanto divertimento, tanti racconti e così via dicendo. Io vi saluto, vi lascio un bacio grandissimo. Qua sentitelo nella guancia, ci vediamo ai prossimi video. Ciao! Muah.